Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi volevo farvi un video un po' diverso dal solito. In genere porto sempre su questo canale video di beauty, skincare, capelli, cose del genere. Però oggi volevo fare un video un pochettino diverso. Oggi volevo darvi dei consigli su come migliorare alcune abitudini che possono davvero aiutare tanto l'ambiente e nel contempo anche risparmiare un bel po' di soldi. Io sono una studentessa fuori sede e so cosa vuol dire avere i soldi contati, non poter spendere soldi in maniera esagerata, quindi è molto importante trovare insomma dei modi per non sperperare i propri soldi. Credo che ormai ci siamo tutti quanti resi conto che il nostro ambiente non sta per niente bene, che l'inquinamento sta diventando sempre peggio e io credo che ci siano dei piccoli cambiamenti che dovremmo fare un po' tutti per rispettare di più l'ambiente e per rendere insomma la nostra esperienza su questa terra migliore, perché la terra è casa nostra e io credo che non siamo nel diritto di distruggerla e di fare tutto ciò che ci pare soltanto perché è più facile o di vivere una vita più comoda e che però potrebbe portare, che sta portando ad un grande inquinamento. Io sono dell'idea che noi siamo una generazione molto privilegiata e noi abbiamo la possibilità di avere tutto ciò che ci serve, tutti i comfort, qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno noi ce l'abbiamo, e se stai guardando questo video con un cellulare e una connessione wifi, credimi, sei una persona molto privilegiata. E sappiamo tutti che ci sono persone molto povere in questo mondo e non voglio aprire questo discorso, però penso che noi, essendo appunto persone molto privilegiate, persone che possono davvero avere tutto dalla vita, dobbiamo anche impegnarci a preservare la salute della nostra terra e insomma lasciare anche un posto pulito a chi arriverà dopo di noi. E con questo voglio darvi dei consigli davvero super super semplici per evitare degli sprechi che possono essere facilmente evitabili senza alcuno sforzo, e sono anche dei consigli che vi faranno risparmiare un bel po' di soldi, quindi spero che il video vi piaccia e iniziamo subito. Il primo cambiamento che ho fatto nella mia vita è stato quello di sostituire il sapone liquido con il sapone solido, e il primo vantaggio di sostituire il sapone liquido con il sapone solido è quello che il sapone solido dura molto di più, quindi risparmierete anche molti più soldi. Mi sono fatta un calcolo e credo che più o meno una persona utilizzi un flacconcino di sapone liquido per le mani al mese, e questo porterebbe appunto al consumo di 12 contenitori di plastica inutili all'anno per persona, e con questo potrete capire più o meno quanto in realtà può inquinare un semplice sapone per le mani. E non c'è affatto spreco se si compra un sapone vegetale, perché è super biodegradabile, quindi si scioglie meglio nell'acqua e nel nostro mare andranno delle sostanze migliori per noi e per i pesciolini che ci stanno nuotando dentro e che finiamo anche per mangiare, quindi insomma pensateci bene. Quindi se si sostituisce un sapone liquido con un sapone solido è importante appunto passare ad un sapone vegetale e preferibilmente incartato nella carta, perché la carta si biodegrada molto più in fretta della plastica. La carta ci mette circa dalle 3 settimane a un anno per biodegradarsi, mentre la plastica 500 anni, quindi pensateci un attimo. Il secondo cambiamento che ho fatto è stato quello di non utilizzare più buste di plastica, sia per fare la spesa che per fare shopping. Soprattutto le buste per la spesa io credo che siano abbastanza inutili, perché a parte che bisogna spendere soldi ogni volta per fare la spesa, sì, saranno 20-30 centesimi, uno dice vabbè, non fa la differenza, però perché spenderli? E anche perché poi sono delle buste che in genere si rompono subito. Cioè fai 10 minuti di spesa, già hanno un buco, 2-3 buchi, quindi non potete neanche utilizzarli per l'immondizia. Quindi secondo me sono davvero uno spreco inutile. E secondo me è anche un'abitudine abbastanza semplice da cambiare, perché già se si va a fare la spesa con la macchina si può sempre lasciare un paio di buste in macchina in modo da non dimenticarle. Oppure io per esempio quando mi porto la borsa ne metto sempre una dentro. E ne ho anche una piuttosto carina, è di cotone con tutte queste linee dorate, quindi insomma è anche divertente, non deve essere per forza una cosa brutta e triste. Io utilizzo le borse riutilizzabili anche quando faccio shopping, perché anche le buste per fare shopping sono fondamentalmente inutili, e io le utilizzo soltanto quando vado da Zara o da Bershka che hanno le buste di cartone riciclato, e però le accetto soltanto quando faccio acquisti grandi e quindi mi danno i bustoni grandi che posso poi utilizzare per la spazzatura, e quindi diciamo è l'unico motivo per cui le accetto, però in genere no. Anche quando sono buste di cartone, se sono per esempio piccole, non hanno senso, perché io se per esempio devo comprare semplicemente una maglietta preferisco infilarla in borsa che dovermi far dare una bustina così piccola che davvero mi serve per pochissimo tempo, giusto per tornare a casa, e poi non ci faccio niente, perché davvero non ci potete buttare nulla in una busta così piccola. E non vi parlo nemmeno di quelle di plastica, che spesso sono anche peggio di quelle del supermercato, perché almeno quelle del supermercato sono biodegradabili tra virgolette, che poi non lo sono proprio
più o meno, e con questo più o meno intendo che non è che poi si biodegradano in maniera così veloce, quindi comunque sono anche loro molto molto inquinanti, e quindi in realtà anche questo è un trucco molto semplice per risparmiare un po' di soldi e per aiutare l'ambiente, specialmente perché shopping e spesa sono cose che si fanno molto spesso, quindi è facile creare un accumulo di buste che poi vanno buttate perché fondamentalmente non servono a niente. Il terzo cambiamento di cui vi parlerò adesso in realtà non è proprio un cambiamento, perché per fortuna non ho mai avuto questa abitudine, né io né la mia famiglia, e vi sto parlando di un utilizzo eccessivo di piatti, bicchieri e posate di plastica. Purtroppo conosco persone che pranzano e cenano con le posate di plastica e io questa cosa proprio non la concepisco. A parte che mangiare sempre nei piatti di plastica fa anche male, specialmente se mangiate alimenti molto caldi, perché comunque in qualche modo qualche particella di plastica entrerà nel vostro cibo e voi lo mangerete, quindi non è neanche super salutare. E se voi avete questa abitudine, davvero rifletteteci sopra, perché è uno spreco davvero assurdo e fa davvero male per l'ambiente, perché siamo in una situazione veramente grave. Io non so se le persone si rendono conto, purtroppo non ne parlano abbastanza nel telegiornale, ma la situazione ambientale è davvero tragica, quindi rifletteteci davvero tanto su. Ok, non riesco a parlare, però vabbè, avete capito cosa voglio dire. Il quarto consiglio che vi voglio dare è un altro consiglio molto importante, ed è quello di non comprare qualcosa soltanto perché costa poco. Comprare qualcosa solo perché costa poco spesso ci porta a comprare cose che non ci servono, e questo spesso ci porta poi appunto ad avere oggetti in casa che non ci servono, che non utilizzeremo mai e che finiranno nel secchio dell'immondizia. Un eccessivo consumismo porta a tantissimo inquinamento, ed è quello che sta succedendo a noi, e quindi è importante fare anche uno shopping molto consapevole, comprare cose che davvero ci piacciono, comprare cose che ci servono, e quindi comprare appunto qualcosa che costa poco solo perché costa poco spesso ci fa comprare cose che nemmeno tanto ci piacciono, a meno che non è un affarone, e in quel caso sì, certo, nel senso, comprare cose che costano poco e ci piacciono, fantastico, cioè è il nostro obiettivo, però appunto essere più consapevoli sui propri acquisti è molto importante. Bene, questo era il video e io spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta, un po' diversa dal solito, fatemelo sapere se volete altri tipi di video come questo. E questo era il video, io spero tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto cosa vorreste vedere nei prossimi video e premete la campanellina per avere la notifica per ogni mio video. Io pubblico ogni sabato e questo è tutto. Ci vediamo sabato prossimo per un nuovo video. Un bacio enorme.